Buongiorno, io sono l'ingegner Franco De Tassis, sono il progettista e direttore lavoro di questo complesso commerciale all'ingrosso che si trova nella zona interportuale di Trento, nel cosiddetto comparto 6. Un edificio costruito in questi ultimi anni, precisamente dal 2006 al 2008, e sostanzialmente è costituito da un complesso prefabbricato in cui trova alloggiamento tutto un comparto di commercio all'ingrosso, costituito da una superficie complessiva di 20.000 metri quadrati, estesa su un'area di 40.000. La superficie costruita però è maggiore perché l'edificio è articolato su due piani, quindi abbiamo 20.000 metri quadrati al piano terra e 20.000 circa, un po' meno, metri quadrati sul piano primo. L'edificio, ripeto, è destinato al commercio all'ingrosso, quindi è sviluppato per moduli commerciali da 600-700 metri quadrati cada uno, quindi anche piccole unità che possono risolvere problemi particolari logistici di ditte, diciamo, di impianto di dimensioni medio-piccole, ed ha la caratteristica di presentare sul lato di via Innsbruck, che sarebbe il lato principale, una zona a destinazione uffici di notevole ampiezza che occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati. La parte, diciamo, ad uffici è una parte particolarmente di pregio, rifinita in modo come un'edilizia civile, con alcune caratteristiche un po' peculiari, perché trattasi sostanzialmente di una tensostruttura che è sospesa per garantire la possibilità ai camion di accedere nella parte sottostante all'edificio. Il progetto è articolato su una serie di moduli. Ogni modulo è sviluppato su due piani, ogni piano a sua volta è suddiviso in due porzioni materiali, ognuna delle quali è indipendente, sia sotto il profilo, diciamo, degli accessi, sia sotto il profilo impiantistico. Quindi in sostanza abbiamo sei moduli, quattro unità per modulo, quindi complessivamente abbiamo 24 unità abitative a destinazione uffici con una propria impiantistica particolare e una completa autonomia di gestione. Tutta questa parte impiantistica un po' particolare è stata curata dall'ingegner Groff. Il tema che ci siamo trovati di fronte da risolvere in questo complesso edilizio è stato quello di rendere autonomi i 24 blocchi uffici sia per la climatizzazione invernale che per quella estiva. L'ipotesi poteva essere quella di utilizzare un sistema tradizionale con caldaia e gruppo frigo. Questo avrebbe voluto dire avere 24 caldaie e 24 gruppi frigo, con una complessità impiantistica considerevole, anche in considerazione del fatto che l'alloggiamento della caldaia in un locale idoneo non si riusciva a trovare, in particolar modo per la collocazione del camino e l'adduzione del gas all'interno dell'edificio. L'ipotesi che è nata è stata quella di utilizzare un'unica apparecchiatura, una pompa di calore a gas, che avesse appunto la funzione di produrre sia calore in fase invernale, sia acqua refrigerata per la fase estiva. Questo ha permesso di avere un'unica utenza gas e di limitare notevolmente l'impegno di potenza elettrico per ogni singolo modulo, in considerazione del fatto che la pompa di calore ci consente appunto di avere sia il caldo invernale che l'acqua refrigerata estiva. L'impianto è ormai in funzione da un anno, quindi ha già superato sia una stagione estiva che una stagione invernale, per cui si può dire che è stato testato completamente nelle sue prestazioni e, a detta dei fruitori della struttura, si ha un buon comfort e complessivamente siamo soddisfatti della proposta che abbiamo fatto.